Ora il tuo gruppo può usare le abilità supreme. Sono abilità potentissime e capaci di rovesciare gli esiti delle battaglie. Finalmente le abilità supreme, ragazzi. Cazzarola. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale Johnny 8. Siamo su Ruin of the King e siamo arrivati a Porto Grigio su, diciamo, ordinazione di Miss Fortune, che ci ha mandato qua a indagare un po' quello che succede sulla nebbia oscura. La nostra Laoi gli ha detto che ci sarebbe andata non di certo per aiutarla, ma soprattutto perché è stata la visione della Dea, quella che abbiamo visto nei precedenti episodi. E quindi niente, siamo arrivati qua, adesso indagheremo un po' e vediamo un po' che succede. Si parte subito con un bel filmato, speriamo non sia di 15 minuti come quello dello scorso video, lunghissimo. Quest'area è interdetta, allontanatevi dal cancello. Sono una sacerdotessa del Kraken, vado dove voglio, non mi serve il permesso di un mortale. Non mi interessa, questo cancello è la sola cosa che ferma le creature della nebbia. Via da qui! Forse dovremmo tentare un'altra strada, dice il buon vecchio Brown. Non abbiamo tempo per queste cose. E allora si combatte, mi sa. Aprite il cancello o lo abbatterò io. Va bene, scavati pure la tomba. Apertura cancello, allontanatevi. Ce lo aprono ragazzi, hanno avuto paura. Forse hanno avuto paura. Ecco, una strada più diretta. Non quello che mi aspettavo, ma efficace. Andiamo. Arriva qualcosa! Merda. Infatti. Bello questa qua. Che cos'è? Il movimento è... ci sono due battaglie, infatti. Mi sa che quell'altro è il tizio che è dietro, quello tutto bello vestito bene. Questi sono abitanti erranti della nebbia. Bomba nebulosa innescata. Quando muore infligge danni ingenti a tutti i campioni. Un attacco nella corsia della velocità lo disattiva. Quindi probabilmente ce l'hanno tutte e due quella nebbia. Ah no, ce l'ha solamente questo, ragazzi. Quindi forse la ragazza è basta. Quindi a lei bisogna fargli subito un bel attacco nella corsia della velocità, in modo che almeno... li togliamo subito la nebbia e quando muore non c'è problemi. Vediamo Brown invece, si fa picchiare con un bel colpo. Vai, la bomba l'abbiamo tolta. Che cavolo c'era qua? Ah, rapidità più, buono. Male non sarebbe finire là, però ormai mi sa che non ce la facciamo. Mi sa che ormai non ce la facciamo. Tanto vale fare un attacco potente nella corsia dell'equilibrio. Allora, lei ora si fa generare tentacoli. Qui ce l'andiamo anche per dopo, si spera che... ecco, sono arrivati due, perfetto. Buono, lei è quasi morta. Ancora si genera tentacoli, così lei muore, che mi si fa 30 danni per pari. Decisi per ammazzarla. Ah, adesso ci ha preso stavolta. Provochiamo. Almeno ci attacca a noi per 3 turni. Credo il tempo giusto perché lui muoia praticamente. E poi resta anche a noi. Ottimo. Colpo stordente. O altrimenti che abbiamo qua? Abbiamo i morsi del freddo. Eccoli. Brown ragazzi non scherza, quando attacca fa male peso. Eccolo qua, l'invocatore delle ombre.
Vediamo un po' subito se ha qualcosa di strano. Maledizione incombente alla morte, maledice il campione che l'ha ucciso infliggendo danni ingenti dopo 3 turni. Ah, dopo 3 turni. Quindi dobbiamo uccidere prima questa, almeno siamo sicuri che quando muore lui è finita la battaglia, non ci fa i danni ingenti. La verità svelata col tempo. Vattene, ombra. Uno ioniano qui. Attenzione, è arrivato Yasuo. Che velocità. E questo? Da dove è apparso, ragazzi? Ora il tuo gruppo può usare le abilità supreme. Sono abilità potentissime, capaci di rovesciare gli esiti delle battaglie. Finalmente le abilità supreme, ragazzi. Cazzarola. Eseguire abilità istantanee e abilità in corsia durante un incontro fa salire l'indicatore della suprema, che abbiamo già pieno, tra l'altro. Una risorsa condivisa che tutti i membri del gruppo possono usare per eseguire le loro supreme. L'indicatore della suprema si è 0 dopo gli incontri. Usa con saggezza le tue abilità supreme. Ok, allora andiamo a vedere la suprema di Yasuo. Colpo alla testa, consuma fino a 60 sovraccarico infliggendo 186 danni, più 12 danni ogni 10 sovraccarico consumati. Non abbiamo sovraccarico, quindi al momento è bene non usarlo. Direi allora di vedere che fa lui questo genere di sovraccarico, quindi li facciamo shottare lui, generiamo almeno anche un po' di sovraccarico, che schifo non ci fa. Vediamo lei invece la sua suprema che cosa fa. Infligge 72 danni, consuma tutti i tentacoli, curando l'alleato più ferito per 28 salute. Questo è buono. Si potrebbe anche quasi fare. Si potrebbe anche quasi fare, 72 danni non sono pochi. Però prima di farla voglio vedere anche quello che ci offre Brown. Anche se forse... No, non ce lo dice Brown quello che fa. Esaminando, quindi niente. Allora gli facciamo un attacco, proviamo a fare un altro colpo del tentacolo. Di nuovo Yasuo, vediamo che c'ha in corsia lui. Male non è. 81 danni, buono, cazzo ragazzi, Yasuo è tanta roba. E 93 in corsia dell'equilibrio. Facciamoli questo qui nella corsia della velocità, almeno si attacca prima. Eccoci a Braum, vediamo. Conferisce a tutti gli alleati uno scudo che assorbe 61 danni. Ok, quindi lui è proprio di protezione pesa. No, direi di fare quella di lei, di Hilaoi, come suprema, che almeno fa danno e in più ci cura l'alleato con meno salute. Quindi probabilmente andrà a curarci gli Yasuo. Vediamo un po' adesso, tocca a lei, infatti rifacciamo quella. Non ha corsia, quindi questa la fa quando mi pare, penso che la faccia ora. Vediamo un po', eccola, la suprema. Finalmente la suprema, c'è anche il video, bellissimo ragazzi. Fa danno e ci ha curato lui, infatti, mi sembra, eh? Esatto, ci ha curato lui neanche di poco. Figa, cura, infligge 15 danni pure, va bene, sì, ok. Ogni volta che viene ricevuta una guarigione, vabbè, pace. E potrei allora provare. Era. Con chi siamo qua selezionati? Ah, con Brown. Potrei vedere se. Lui non c'aveva quella che toglieva. No, mi sa che ce l'ha lei allora. Quella che toglieva tutti i vari debuff, ce l'ha lei. Quindi allora direi di tirare a picchiare il tizio e via. Questi basta, ne avanzano per finire il combat. Sta su da lui, si picchia. Dovrebbe sapere da dove è arrivato Yasuo così da nulla. Lui sta bevendo intanto. Tesori, ok, soldi, perfetto. È arrivato già anche a livello 7, incazzato nero, incazzato nero. Ora ce lo dirà, eh? Lui sarà cercando la tizia. Gli erranti della nebbia si agitano a Porto Grigio. La nostra è stata un'indagine breve. Ah, breve davvero? E abbiamo combattuto assieme a uno ioniano? Che divertimento! Prego, ora fatevi da parte. Spadaccino, un momento.
Hai una tecnica interessante. Quelle creature mi intralciavano. Stai andando a Porto Grigio. Hai idea di quello che dovrei affrontare? Non mi importa. Sto cercando una persona. Perché non ti unisci a noi? Potremmo cercare il tuo amico insieme. La nebbia è un pericolo diverso da tutti quelli che conosci. Chiunque tu stia cercando a Porto Grigio è già morto, fretta o meno. È vero. Brown l'ha vissuto di persona e c'è quasi morto. Chi è Brown? È lui. È che lui gli piace parlare in terza persona. Ah, di sé. Capisco. Quindi Brown ha già combattuto queste creature? Sì, vicino alle isole Umbra. Mi hanno travolto e hanno distrutto la mia barca. Tornerò per affrontarle di nuovo, ma stavolta Brown sarà pronto. Se quelle cose stavano dando problemi a un tipo grosso come te, forse dovremmo unire le forze. Allora vi aiuterò. Per ora. Aiutarci? Il tuo aiuto è ben accetto. Come ti chiami? Yasuo. Bene, quindi Yasuo si unisce al gruppo, ragazzi. Ruolo danni, quindi lui, come avevamo già visto appunto anche la detta che faceva, è un DPS. Un determinato abitante di Ionia, Yasuo è un agile spadaccino che usa il vento per colpire con velocità e precisione. Giovane, abile e fiero, è stato accusato ingiustamente di aver ucciso il suo maestro, non potendo dimostrare la sua innocenza, è stato costretto a uccidere il suo stesso fratello per difendersi. Ora è in cerca di Ari, la sua misteriosa protetta vastaglia, intenzionata a non ripetere gli errori del passato. Yasuo può lanciare un vortice in avanti con la sua abilità Dungeon, i nemici colpiti da tornado tagliente subiscono danni e all'inizio della battaglia hanno rapidità ridotta. Inoltre Yasuo può usare tornado tagliente per disperdere la nebbia e attivare i meccanismi attivati dal vento. Meccaniche di combattimento: veloce e preciso come il vento, Yasuo ha maggiori possibilità di colpo critico, ma i suoi colpi critici infliggono danni inferiori. Quindi guadagniamo in possibilità che ci sia un critico, ma con un po' meno danni però. Ogni volta che Yasuo infligge un colpo critico guadagna flusso. Quando Yasuo viene colpito il flusso si consuma e genera uno scudo che lo protegge. Buono. L'abilità tempesta d'acciaio di Yasuo gli fornisce un buff dallo stesso nome. Quando la tempesta d'acciaio raggiunge 4 cariche, permette a Yasuo di usare gratuitamente le sue potenti abilità vento impetuoso e tempesta incombente. Ok. Bene, poi in combat a modo vedremo come usarlo la prossima volta. Me lo metto anche Yasuo perché mi piace come personaggio. E andiamo pure avanti, tanto il mercante lì c'aveva solamente oggetti da livello 8 e superiori. Porto Grigio. Oh, siamo finalmente arrivati a Porto Grigio, ragazzi. Che è anche una bella mappa, grossa direi. Residenza Clario, Ponte del Serpente, Passaggio del Contrabbandiere, Ufficio del Maestro di Flotta. Un altro video. Dunque, questo è Porto Grigio. Quanta nebbia. Adesso capisco il nome. Questo posto. Perché Brown è un po' stupidotto, però è intelligente. Sento come un druvasca al sole. Sento gli spiriti del luogo. Stanno marcendo. Non lo permetterò. Ridaremo movimento a questo luogo. La luce della donna barbuta mostrerà la strada. Certo, certo. Donna barbuta, movimento. Andiamo, vai ragazzi. Cosa ti sei cacciato stavolta, Brown? Infatti. c'è già dei nemici là. Cosa è successo qui? In una piazza dovrebbero risuonare le risate della gente e la musica dell'incudine del fabbro. Non è sempre stato così. La mietitura. Attenzione. Si verifica ogni qualche anno. Senza monito le isole serpente vengono invase. La nebbia oscura delle isole Ombra sopraggiunge dall'oceano come un'onda inarrestabile. E scatena un'orda di spiriti impazziti su chi si trovi sul suo percorso. I grandi campioni dell'oscurità cavalcano verso le rive di Bilgewater.
Quindi è un paese fiorente che purtroppo è stato ridotto così dalla nebbia oscura, ragazzi. E la scorsa mietitura. Noi la vogliamo levare per quello, la nebbia oscura. Abbiamo affrontato gravi perdite e lottato con tutte le nostre forze per tenere la posizione. Quella notte ho purificato Porto Grigio, evocando il potere di Nagakaburos, la mia dea. Nagakaburos. Ma la nebbia è tornata in qualche modo. E con essa le ombre. Qualcosa ha sconvolto l'equilibrio. C'è un tempio qui. Potremmo trovare delle risposte. Ok, quindi ci dici di andare verso il tempio. Non so dove sia, però lo troveremo. Allora, intanto là ci sono dei combattenti. Rallentamento, questo è buono. Eccoci noi all'attacco. Jolly, probabilità di critico più. Questa è una bella cosa. Allora, abbiamo subito il nostro buon vecchio Brown. Mi si fa fare subito uno scudo, però su tutti sarebbe meglio. Eccolo qua. Mentre Yasuo allora si prova a vedere Vento Impetuoso, che è quella forte, e Tempesta Incombente. Ci costa 20 mana, però lanciando, non mi ricordo qual era, Tempesta d'Acciaio, gli conferisce una carica e quando arriviamo a 4 lo possiamo utilizzare gratuitamente. Quindi Tempesta d'Acciaio su un nemico. Lei si fa i tentacoli come al solito. Buono, sono spawnati, ottimo, bella roba. Sono anche due fasi il combattimento, perché ci sono anche, c'è anche più gente, allora serve da picchiare. Di nuovo Tempesta d'Acciaio per darci un'altra carica, infatti siamo a 2, vediamo qua giù in basso. C'è il mio loghettino che mi dà un po' fastidio forse. Aspettate, lo tolgo un attimo al volo. Eccoci, almeno adesso vedete le cariche qua giù in basso. E risiamo con lei, di nuovo tentacoli, tanto il combattimento è lungo perché c'è un'altra fase. Peccato, ne ha generato solamente uno. Lui sta continuando a chiappare tanti colpi però, non mi piace. Allora, 52 danni, così almeno questo schianta. Facciamole a lui. Poi tra l'altro siamo anche in zona suprema, quindi abbiamo anche quella per affrontare il combat, che è tranquillone. Ah, stavolta non ha generato, peccato. E lui li ammazza tutti e due praticamente. Aiutatemi e continuerò a combattere. Esattamente. Ah beh, ce n'è. Ah, no, sono due, ok. Tanto ora ci pensa Yasuo. Ecco, 66 danni a tutti i nemici, 76. Questo le fa a tutti i nemici. Non è male. Però abbiamo bisogno ancora di una carica per utilizzarlo gratis, anche se abbiamo il mana comunque. Quindi quasi quasi lo userei subito, via ragazzi. Questo qua che fa 76 danni nella corsia del potere a tutti i nemici. Nessuno si prende il Jolly? Sì, ce lo prendiamo noi con lei. Quindi lei ha possibilità di critico, non è male per niente. Lo proviamo a sfruttare subito. Alle volte ci sono critico. Lui sarà bene che curi il Ahoy, perché vedo proprio che è messa male. Attenzione! Ok, la fulliamo. Così buono. Decisamente. Non gli è uscito il critico. Sull'attacco del tentacolo è uscito. Meglio che niente. Adesso toccherà Yasuo. Bella. Questa ha fatto male. Ha fatto parecchio male. La sua suprema dallo scudo, quindi niente, non ci interessa. Togliamo di giro. No, questo non va picchiato.
Questo non va picchiato perché mi ero perso un attimo. Alla morte dà il 25% di potere d'attacco in più agli altri. Quindi lui si fa picchiare questo. Non ha mana, peccato. Gli si fa picchiare questo con un istantaneo. 28 danni, meglio di niente. Tanto poi ci spezza noi magari con lei a... i tentacoli, cazzarola. E indietro! Hanno preso la probabilità di critico loro. Vediamo se Yasuo riesce a fare subito la sua suprema. 186 danni, ragazzi. È incredibile Yasuo, è una bestia. Vediamo un po' se è figa la suprema. Devi toglierti dai piedi. Spettacolo. Era bellissimo. Quello che meritava. Sembra un po' Gaemon di Lupin, ragazzi, di Yasuo, tanta roba. Lui gli si fa fare l'istantaneo che uccide all'istante lui e siamo a posto, via, siamo a posto. Sono lenti questi giochi, questi video, ragazzi, perché come vedete insomma ci vuole un po' di tempo per fare le cose e mi piace farvi vedere tutto senza fare tanti tagli nel video. Non avrebbe senso. Grazie di Nakagaburus, potenziamenti livello 2. Andiamo a vedere questi potenziamenti livello 2. Abilità. Dobbiamo selezionare lei. La grazia di Nakagaburus, eccola qua. Ah, i potenziamenti livello 2. Perché al primo livello, tra l'altro abbiamo solo un punto da spendere con lei. Estende il tempo di lancio, ma aumenta la cura base. Diciamo che estende il tempo di lancio ma aumenta la cura base, quindi male non è. Male non è. Poi dopo andremo a vedere quando avremo anche semmai un altro punto quello che potergli dare. Abbiamo un punto anche con Brown. Direi di potenziare l'istantaneo io se ce l'ha, se c'è la possibilità. Ah, l'abbiamo già potenziato, abbiamo quello di livello 2, vediamo un po'. Il debuff trauma. Quando trauma raggiunge il massimo delle cariche infligge... vabbè. Infligge ulteriori 5 danni, vai che schifo non ci fa, quindi farà 28 più 5, si va a 33 danni. Mentre Yasuo ha ben 4 punti, ragazzi. Ecco, questo è buono. Questo è buono perché tempesta d'acciaio, l'istantaneo ci dà, ci conferisce una carica in più di tempesta d'acciaio. Quindi ce ne dà 2 appunto per ogni colpo, che non è male. E le cariche aumentano addirittura la prossima, i danni della prossima tempesta incombente o vento impetuoso, piuttosto che 9 danni in più, perché li aumentano del 15%, quindi è buono. Abbiamo sempre 2 punti, vediamo in suprema che cosa li possiamo dare. Ah, questi non si possono potenziare, ok. Vediamo invece vento impetuoso, critico del 10%. Aumentiamo il critico, la probabilità del 10% di critico, poi... E anche perché tempesta è combente, così abbiamo su tutte e due un buon 10% di possibilità che ci entri il critico. Questa fontana era molto bella, ma ora è stato di abbandono. Allora, qui la strada è chiusa, quindi o andiamo in su, ma penso che sia chiusa anche in su, però vabbè, a parte c'è un nemico. Andiamo in giù allora, perché tanto mi sa che in su ci si può solo tornare indietro da qui. Non credo che ci sia il viaggio anche per l'opposto. Quindi dobbiamo andare in giù, vedrai. Che sarà quel cerchio là? Una cosa bella o una cosa brutta? Facciamolo passare un attimo. Poi si va ad attaccare quel nemico là. Vai, l'abbiamo preso. Così almeno lui partono indietro loro. Nel vento si percepisce. Guarda, si va a bomba, ragazzi. Si picchiano come San Lazzari. Ah, li toglie anche vita praticamente. Figo. Mi sfugge. Curiamo lui. Picchia ovviamente.
Allora, questo ci dovrebbe generare due cariche. Esatto. Veloce. Buono. Come la vendetta. Una gentilezza inattesa. Ottimo, lei ci ha curato, perfetto. Faccio un attacco in corsia della velocità a loro. Almeno gli tolgo quel buff. Mi sembrava quello, vero? Sì, dovrebbe essere quello. Non ho neanche iniziato. Come mai non ci ha dato le cariche? Questa non l'ho capita. Ci doveva dare le cariche. Ah, ok, perché ce l'ha tolte le cariche, perché siamo a 4, però come vedete queste qui 2 ci costano 0, ok. Ok. Ve la faccio qua giù nella corsia del potere. La tempesta cresce. Che gli facciamo più danni sicuramente. Il mio scudo è un po' pesante. Lui sarà bene che beva una pozione, vai, è meglio. Sono dimenticato siccome di curarli. Una lezione. Fuori dal combat e quindi l'ho dovuto curare adesso. Sempre di nuovo lui, perché tanto Yasuo è già ingaggiato per dopo. Allora proviamo a togliere. Vediamo se ci si fa, non ci si fa. Quanta più vita possibile a lui, alle volte si riuscisse a shottare con Yasuo tutti e due. No. Sì, lo abbiamo shottato, ragazzi, Yasuo. Mamma mia. Mamma mia. E si fa la suprema. E siamo a posto. Vai. Yasuo regna, ragazzi. La legge di Yasuo. Oh, Ilahoi è saluto a livello 7. Buenas, ottimo. Ma tutto questo per andare dove qua? Che ci porta dove? Ah, è l'unica strada possibile, quindi andiamo. Trova il tamburo. Ah no, trova il tamburo. Trova il tempio Buru a Porto Grigio. Il tamburo, ragazzi. La buona cosa. Fammi curare gli alleati qua, che è meglio forse. Lui. Ah. Cazzarola, bella pozione curativa minore di gruppo infusa. Cura tutto il gruppo con una sola. Questa è buona. Questa è buenas. Allora andiamo. Però aspetta, perché quasi quasi si fullo anche il mana io. Almeno a lui, che non c'è niente. Un pochino, non dico tanto. Minchia. Che è quell'affare lì, ragazzi? Boia, lancia schegge domato. Questo è bello, eh. Questa è tanta roba. Il lancia schegge domato. Non siamo messi bene, eh. Non siamo per niente messi bene con questi ragazzi qua. Riduce l'abilità del 10% della carica. Cazzarola. Dobbiamo subito iniziare a picchiare forte qua. Subito. Generiamo tentacoli se riusciamo. No, non niente tentacoli, cazzarola, questa non ci voleva. Questa fa male. Boia. Può stancarsi. Sì, abbastanza. Mamma mia, inizia a farsi pesante qua la faccenda. Ma pesante a modo, eh. Mette qua nella corsia del potere lui. E Braum per forza di cose deve curarsi. Usiamo quella di gruppo alla grande.
almeno ci curiamo un po' meno, però tutti. Il problema è che se Brown prende un altro attacco così ho paura che muoia, a meno che con lei nella corsia della velocità non si riesca a curarlo un pochino. Vediamo un po'. Buono, 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 buono. Si dovrebbe essere tranquilli con questa. Poi ora ci pensa Yasuo, che fa male a tutti i nemici. Tocca a Brown. Lui. Poi anche a lui quasi quasi poi lo scudo della Suprema li va fatto usare, perché schifo non fa. Quasi quasi glielo faccio usare, così si cerca di... Vediamo anche appunto la sua scenetta bellissima. aspetta. Così tutti abbiamo la purificazione e uno scudo che male non fa. Ok, infatti la striscia bianca sotto mi ha assorbito parecchi danni, così come l'ha assorbito su Yasuo. Quindi è stato bene aver fatto la sua suprema, ragazzi. Peccato che è già finita su loro due, ce l'ha sempre la Hoi, però ci ha risparmiato dei danni preziosi. Lui muore. Si genera due tentacoli, anzi tre, ottimo, bella roba. E lui proverà allora a sferrare il suo colpo gigante qua giù. Non li facciamo chissà che, però dopo magari ci riusciamo a farli chissà che. Ne approfitto intanto per curare in corsia della velocità il ragazzo. No, non ce la faccio però, Bischero, non ce la faccio perché la partita finisce prima. Finisce prima perché prima attaccherà Yasuo e mi sa che lo shotta. Alla grande, sì, però, perché ha 65 punti vita soli, quindi lo shotta per bene. Fine. Vabbè, meglio così, meglio così. Peccato, si curava un po' senza pozione, ma oh, pace. Avete imparato ora? Anche Brown sta per raggiungere il livello 7 di esperienza. E prima di entrare in un altro combattimento, però, devo purtroppo curare di nuovo. Ah no, ok, questa è quella purificante di gruppo. Ok. Diciamo che va bene così al momento. Mana purtroppo non ne abbiamo, rianimazione non ci serve. Giù da dove siamo venuti andiamo a vedere qua, che ci dovrebbe essere un bel forziere, infatti eccolo qua. Pozione purificante di gruppo, peccato, speravo in qualcosa di più bello. Il buco è abbastanza grande per un poro, forse Brown potrebbe mandarne uno. Proviamo a vedere. Manda un poro. Ha trovato qualcosa il poro. Andiamo un po' a vedere. Figo. Ho preso qualcosa. Oh, c'è una cassaforte lì. Esci. Una chiave portuale abbiamo preso. Chissà quello che ci apre. Chi lo sa. Ah, non si può spaccare niente, va bene. Rallentamento. Si infligge un po' di danni, tipo pochi, eh. Non potremmo essere. C'è amici. Anche un lancia schegge, ragazzi. Sono forti quei lancia schegge, eh. La forma mutevole che faceva. Ok. Va bene. Quindi li va tolta con un attacco a qualsiasi velocità, però bisogna tentare tirare anche a togliere subito di giro questo qua, perché fa male. Fa parecchio male il robottino, il cannoncino lì. Lei li fa l'attacco nella corsia di velocità, così li si dovrebbe togliere, penso, la forma mutevole, spero almeno. Come vedere. Sì, si annulla quando subisce un attacco. Infatti si è annullata, perfetto. Perfetto, al top direi, al top. Siamo di nuovo con Brown. Facciamo un attacco ad aria con lui in corsia dell'equilibrio. Serve orgoglio. Mentre Yasuo si prende poi quello per fare dopo l'abilità gratuita.
sono in cerca di una vita. Meglio farla curare un pochino, Brown. Che schifo non ci fa. Speriamo di arrivarci, eh. Lui ha l'attacco gratuito, quindi direi di... farlo picchiare alla grande. Abbiamo anche la suprema pronta, tra l'altro. Tanto lei cura. Poi Hilaoi ha anche una buona suprema che se riesco a utilizzarla adesso, ma non credo perché mi sa che muoiono prima. Oppure che muoiono prima. Alla suprema che appunto fa danni e cura, quindi schifo non ci fa. Vento impetuoso. Mettiamo se no, non riesco. Cioè prima Yasuo purtroppo e non si riesce a utilizzare. A meno che non faccio un muro di vento. Si attiva lei e utilizzo. No, il tentacolo ci ha fregato. Era una cura gratis, mica peraltro, ragazzi. Una cura con la suprema gratis e non sprecavo pozioni dopo. Eccolo qua, livello 7 di Brown. Vediamo un po' che sblocca. Morsi del freddo, potenziamenti livello 2. Ottimo. E un punto potenziamento. Non è per niente male. Ce lo andiamo subito a piazzare alla grande. E abilità. Che poi qui abbiamo sempre qualcosa da dove sbloccare. Poi piano piano lo sbloccheremo. Con Brown e Morsi del Freddo ho avuto il potenziamento. Dove diavolo è Morsi del Freddo? Eccolo qua. Quindi l'attacco in corsia aumenta la spinta all'indietro del 100%. Aggiunge 3 cariche trauma. Non mi ricordo che facevano le sue cariche trauma, sinceramente. Ah, ok, quando raggiunge il massimo delle cariche infligge un tot di danni e applica stordimento. Vabbè, direi che piuttosto aumenta la spinta all'indietro del 100%, in modo che almeno li buttiamo indietro e li facciamo saltare qualche turno di combattimento, perché no. Fatemi salvare, perché sennò poi, ragazzi, me lo scordo. Visto che mi è venuto in mente, ok, ci siamo. Andiamo a vedere. Quindi in questa stanza qua, quella dove avevamo mandato prima il batuffolo. Ah, ho usato la chiave del capitano Porto, serviva per aprire appunto questa stanza. Non vorrei che aprendo questa vista saltino fuori dei nemici, quindi forse probabilmente è meglio curarsi. Lo so, magari vista a volte. Questa cassaforte è una manopola per la combinazione, esaminiamola. Alcuni punti della cassaforte sono usurati, come per esempio la manopola centrale, i numeri 2, 3 e 5 sono i più usati. Destra, 2, destra, 3, destra, 5. Vediamo un po'. Inserisci l'ultimo numero, ma la cassaforte non si apre. Due, tre, cinque. Proviamo tre. Sinistra. Cinque. Destra. Due. No. Bisogna trovare il modo per aprirle, ragazzi. Che al momento mi sfugge. Proviamo a rileggere quello che dice. Alcuni punti della cassaforte sono usurati, come per esempio la manopola centrale. E va bene. I numeri 2, 3 e 5 sono i più usati. La manopola centrale. Proviamo sinistra, 5. Poi si va a destra sul 3 e poi destra di nuovo sul 2. Niente. Niente, ragazzi, dai, vediamo se più avanti si trova la combinazione giusta, magari scritta su qualche foglietto. Ci può anche stare, eh? Ci può anche stare, non so se...
se l'indizio è solo quello lì che abbiamo visto adesso, oppure se ce ne saranno altri. Secondo me è solo quello lì che abbiamo visto adesso. Peccato, perché ci poteva essere qualcosa di buono. Peccato. Serve orgoglio. Oh mamma, bello questo, ragazzi. Questo si fa interessante, eh? Molto interessante. Potere d'attacco abbiamo come zona di nebbia. Che schifo non ci fa per niente. Va bene, lui ha il solito a forma mutevole, che le leviamo dopo con un bel attacco in corsia della velocità. Carichiamo le cariche a Yasuo. Generiamo tentacoli, perché con lei non ci sono più generati tentacoli. Eccoli belli, due. Così almeno poi quando andiamo a utilizzare la suprema con lei ci cura parecchio anche di alleati. Anche per ogni tentacolo in più, quindi non è male per niente. Non mi ricordo che percentuale, l'abbiamo visto prima, ma non mi ricordo sinceramente. Yasuo si picchia sempre lui, almeno si prova a togliere di giro. Ci prendiamo anche il potere d'attacco, figo. Questo muore. Ottimo. Racconteranno la tua storia. Questo fa male, eh sì, infatti. Boia. Questo ci ha fatto parecchio male. Provochiamo, così almeno dobbiamo. Provochiamo lui, almeno lui ci attacca Brown sicuramente. Turno aggiuntivo poi, tra l'altro, abbiamo anche vinto. Questa è una bella cosa. Allora Brown si usa per fare un attacco nella corsia della velocità a Cicci Batamba, qua giù almeno gli si toglie la forma mutevole. Eccolo qua. Annullamento, perfetto, spinta della forma mutevole. Pronto per essere scatenato. Yasuo sta rischiando, sta rischiando Yasuo. Però dopo attacca lei, ci abbiamo la suprema, quindi è il top. Quindi lui scatena il suo vento impetuoso, direi sì, gratuitamente. E lei scatena la sua suprema invece. E cura un pochino tutti. La verità. Non di tanto, però insomma un po' ci cura. Un pochino, dai, un pochino di Yasuo ce lo cura, dai. Meglio che niente. ...56 danni a tutti i nemici. Ottimo, in corsia di equilibrio. Poi vediamo un po'. Dai Yasuo. Ah, Yasuo ha fatto la sua, quindi uccide il robot, lancia schegge domato. Veloce, ottimo. Come la vendetta. Mancano solamente 190 danni a lui e in qualche modo si fanno. Con questo attacco e quello di lei dopo si dovrebbe shottare alla grande. Perfetto. Perfetto, perfetto. La prova dei guru dona saggezza. Sandro, perfetto, direi, perfetto, alla grande. Abbiamo trovato anche un bel po' di materiali, per gli incanti, ottimo. Ci si avvicina al livello 8 di Yasuo. Un'altra ottima cosa. Ah, in giro. C'è un forziere là. Però non so se ce la facciamo a prenderlo. Come si fa da là, scusami? Mi sa che non ci si va là, però. A meno che non ci si possa mandare poi il porro di nuovo, ma non lo so. Ok, siamo arrivati all'aperto fuori. Sono dei nemici. Ah, quello ci serve solo per andare a passare lì il tizio. Poi noi dobbiamo trovare sempre questo tempio. Trova il tempio Buru. Ah, boia, guarda dov'è il tempio Buru, ragazzi. Noi siamo qua adesso, quindi dobbiamo fare questa strada qua. Ci facciamo questa strada qua. Tutta questa strada qua. Presumo da qui. E si arriva al ponte del serpente, che poi ci porta direttamente al tempio Buru. È questo, ragazzi, io direi di lasciarci al prossimo video. Allora, il raggiungimento del ponte del
Ponte del Serpente per portarci al Tempio Buru, perché altrimenti si va per le lunghe, perché come vedete ci vuole abbastanza tempo a fare video. Aspettate che torno qui dentro, almeno sono al sicuro, mentre parlo, ecco. E niente, quindi io direi di salutarci qua, ragazzi. Fatemi sapere che ne pensate, consigli, se volete vedere qualcosa, se volete vedere magari meno combattimenti e più storia, fatemelo sapere, così taglierò i vari pezzi. Io vi ringrazio per essere stati con me. Se vi va, iscrivetevi al canale, seguite le pagine social. Ci diamo come sempre appuntamento su Johnny8Gaming. Ciao ciao.